San Filippo Neri, grande educatore e santo del sorriso, nel quinto centenario della sua nascita, questa lapide in ricordo, grati per la sua presenza paterna, gioiosa e familiare. E qui, siccome io e il padre procuratore siamo umili, ci siamo immortalati sulla pietra, no? Quindi da questo punto di vista, no? Nei Promessi Sposi Don Abbondio dice carnia di chi era costui. Tra 20 anni verranno qui e dice: ma padre Aviles, chi diavolo era? Oppure diranno il mio nome. Quindi, però un po' di vanità anche ai preti fa bene alla salute. Allora, la benedizione la farà il vescovo, però la preghiera la leggo io, perché non esiste nel benedizionale la benedizione di una targa, e allora io devo trasformare una certa benedizione cambiandola un po'. Carissimi, il rito di benedizione che stiamo per celebrare esponendo una targa in ricordo di San Filippo Neri rende anzitutto gloria a Dio, fonte di ogni santità. Disponiamo i nostri animi a comprendere il vero significato di questa celebrazione, offrendo alla devota attenzione dei fedeli le immagini dei santi. La Chiesa Madre vuole porre sotto i nostri occhi l'effigie di coloro che, guidati dallo Spirito Santo, hanno seguito Gesù in vita e in morte, perché innalzando lo sguardo alla città futura possiamo scorgere la via per la quale i santi sono giunti alla perfetta unione con Cristo. Essi sono amici ed eredi del Signore Gesù, nostri modelli e patroni. Ci amano, ci soccorrono e intercedono per noi. In forza del misterioso vincolo di comunione fra i membri della Chiesa pellegrina nel mondo e coloro che sono già entrati nella Gerusalemme del cielo. Glorifichiamo, Padre, tu solo sei santo e nella tua immensa misericordia hai mandato nel mondo il tuo Figlio, principio e compimento di ogni santità. Egli ha effuso sulla Chiesa nascente il tuo Santo Spirito, voce che ci ammaestra nel cammino della perfezione, soffio che alita su di noi con soavità e forza, fuoco che accende di carità i nostri cuori, germe divino che dà frutti rigogliosi di grazia. Ti benediciamo, Signore, perché hai voluto arricchire dei doni dello Spirito San Filippo Neri, che è proposto alla comune venerazione. Fa che, illuminati dal suo esempio, procediamo sulle orme del Signore fino a che si formi in noi l'uomo perfetto, nella misura piena della statura di Cristo. Donaci di annunciare in parole e opere il tuo Vangelo, non esitando a dare anche la vita. Rendici lieti di portare la croce di ogni giorno nel servizio di te e dei fratelli. Fa che, impegnandoci nell'edificare la città terrena, per arricchirla dello Spirito di Cristo, teniamo fisso lo sguardo alla città futura, dove tuo Padre ci accoglierai nella gloria del tuo Figlio, che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Dio, gloria e letizia dei suoi servi fedeli che ci ha dato in San Filippo un segno della sua protezione, faccia risplendere il suo volto su di voi. Amen. L'intercessione di San Filippo vi liberi dai mali presenti e il suo esempio vi sproni a vivere secondo il Vangelo nel servizio di Dio e dei fratelli. Amen.
possiate godere con Maria, regina di tutti i santi, la gioia e la pace di quella patria nella quale la Chiesa esulta in eterno per la comunione gloriosa di tutti i suoi figli. Amen. E la benedizione di Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di noi e vi rimanga sempre. Amen. E brave le vostre suore che hanno cantato parte in latino e parte in greco. 500 anni e non li dimostra, come peraltro non dimostrava gli 80 che aveva quando fu chiamato alla patria del cielo. Filippo è giovane perché è un cristiano convinto, pieno di fede, di speranza, di carità, un uomo che è vissuto 36 anni da laico e 44 da prete come un autentico discepolo di Cristo. Questa è la sua giovinezza che permane. Per i sacerdoti di San Filippo Neri cosa vuol dire ricordare questo cinquecentenario della nascita del loro fondatore? Per noi oratoriani che siamo figli spirituali di San Filippo è una grande gioia celebrare i 500 anni del suo arrivo in questo mondo, del sorriso di Dio fra di noi. E questo quinto centenario ci dà anche la possibilità di riprendere il suo spirito, di riprendere la sua spiritualità che ci ha lasciato. E allora siamo molto contenti di essere qua a Firenze per celebrare questa giornata della sua nascita. E comunque l'anno giubilare continuerà fino al 26 maggio del 2016 con altre celebrazioni anche a Roma, il posto che lui pure ha amato così come ha amato Firenze. Non per nulla è chiamato il terzo apostolo di Roma. E infatti sì. E il Papa ha mandato un messaggio per questo anniversario. Sì, sì, il Santo Padre ci ha mandato questo messaggio il 25 maggio che abbiamo aperto l'anno giubilare e ha usato un termine molto appropriato per San Filippo per dire che lui ci insalava delle anime, ci insalatore delle anime. Allora questo proprio ci ha fatto molto piacere che il Santo Padre ha preso questo titolo per il nostro Filippo.